Ieri sera, presso il bar Lumos del Cineteatro Edoardo De Filippo ad Agropoli, si è svolto un incontro con numerosi cittadini. Il candidato sindaco Massimo La Porta ha ricevuto la visita del senatore Maurizio Gasparri, con cui ha affrontato temi e progetti importanti per Agropoli. In particolare, Massimo La Porta ha chiesto al senatore Gasparri di impegnarsi a garantire la permanenza della compagnia dei carabinieri ad Agropoli ed a tutelare gli operatori balneari. Sono intervenuti altresì il candidato al Consiglio Comunale Emilio Malandrino ed il dottor Mario Capo. Chi vi parla ha vissuto un'esperienza passata dove ha maturato competenza, ha avuto modo di capire tante cose, di che cos'è la pubblica amministrazione. Oggi sono nelle condizioni di governare una città importante come Agropoli, una città di riferimento per il Cilento. Ed è importante far capire che oggi l'opportunità del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio è un'opportunità storica. Pensare di dividere tra regione e governo è qualcosa di folle. Oggi ci sta un'opportunità, ce la dà l'Europa, ce la dà il nostro governo che ha messo in campo 6 missioni, sono delle missioni fondamentali dove abbracciano tutte le esigenze di un paese che viene fuori all'indomani di una pandemia, che ha messo in ginocchio le attività produttive, quelle attività produttive, caro senatore Gasparri, che questa amministrazione, se il 13 pomeriggio avrà il piacere di amministrare questa città, ci creerà quella sinergia pubblico-privato, perché noi saremo a fianco delle attività produttive di questa città, saremo a fianco agli operatori portuali come Mario le indicava. Ma io le faccio una richiesta specifica, ma Mario l'ha tracciata prima, lei forse l'ha omessa un po' e io ci ritorno. È una città sicura, non c'è ombra di dubbio, qui non abbiamo una criminalità elevata, però è una città che deve trattenere il comando, la compagnia della caserma dei carabinieri. La promessa che lei mi deve fare è di starci vicino, perché Agropoli deve avere la compagnia dei carabinieri. Noi quando saremo al governo della città la chiameremo e vogliamo avere il suo sostegno. Io stasera voglio da lei un impegno per questa città, per questo territorio, che la caserma dei carabinieri rimarrà ad Agropoli e sarà una caserma dove non avrà più quel tipo di struttura che stanno soffrendo i militari che tutti i giorni compiono un lavoro lodevole per questa città e per questo territorio. Lei prima parlava della Bolkestein ed è importante far capire agli operatori portuali che nessuno li vuole lasciare indietro. Ha omesso un punto importante: questi operatori, in particolar modo i marittimi, non tanto i portuali, hanno fatto dei mutui su queste strutture che oggi gestiscono da sempre, e questi mutui chi li paga se vengono messi fuori il 2023? Allora è importante che gli operatori del settore balneare abbiano la tranquillità di poter lavorare serenamente. Allora soltanto con la politica noi riusciamo a risolvere un problema che da anni la Bolkestein, in una direttiva del 2006, ci sta massacrando. Non riusciamo a risolvere questo problema, abbiamo anche delle infrazioni che paghiamo un fior di milioni di euro. Spero che questa storia finisca presto. Io vi ringrazio tutti, vi invito il 12 a votare la coalizione Massimo La Porta sindaco. Il nostro progetto è un progetto ambizioso con un punto di riferimento: Agropoli e non l'Unione del Cilento. Agropoli. Credo che la richiesta di La Porta sia giustissima. Se qui si deve rafforzare con la polizia, con un commissariato, la presenza dello Stato per la sicurezza, non è che la si deve poi dall'altro lato indebolire abolendo la compagnia dei carabinieri. Sono molto attento ai temi della sicurezza e mi farò latore di questa esigenza, garantendo il massimo impegno perché le aggiunte siano appunto un rinforzo e non una sostituzione, e non ci debbano essere tentativi di scippo. La compagnia dei carabinieri qui sta e qui deve rimanere assolutamente, ed è grave che qualcuno pensi di sopprimerla. Oltre al sostegno al candidato a sindaco, la sua coalizione Massimo La Porta, una grande amicizia alla Porta ad Agropoli con Mario Capo ed Emilio Malandrino. Beh, abbiamo un percorso molto lungo insieme. Poi, come responsabile nazionale degli enti locali di Forza Italia, ho seguito la discussione che ha preceduto questa scelta. Lei sa che è stata una scelta abbastanza innovativa,
c'è stata una convergenza con Liste Civiche intorno alla candidatura di La Porta. Insieme a Mario Capo avevo seguito, come faccio sempre come responsabile enti locali, sia le questioni di Palermo o di Genova, ma anche le questioni di Agropoli o di Guidonia o di altre realtà che sono comunque importanti nel territorio, e quindi avevamo condiviso la ipotesi prevalente ad Agropoli di realizzare questa convergenza, e quindi generando in campagna ho voluto portare una parola di sostegno, di incoraggiamento alla Porta, ai nostri candidati, a Malandrino e a questo esperimento che mi auguro abbia successo per una svolta. Agropoli ne ha bisogno, ci vogliono fatti e non fritture, serietà e non una protervia.